Salve a tutti e bentrovati da Gigi. Allora, oggi siamo su Car Drivers, un gioco di carte riguardante le auto. Praticamente è un gioco dove sono presenti oltre 2000 auto, quindi oltre 2000 auto di quelle che si conoscono nella comunità occidentale, possiamo dire, perché la maggior parte delle vetture sono quelle che vediamo noi nel mondo occidentale, quindi sono escluse macchine di altri paesi come Lada o altre marche. Quindi ci sono oltre 2000 auto di tutte le versioni, di tutti i modelli. Ovviamente questo gioco per me, come per qualcun altro, può anche essere una biblioteca o un vocabolario, perché alcune macchine io non sapevo neanche l'esistenza, l'ho scoperta grazie a questo gioco di carte. Molto semplice comunque come gioco, ripeto, è una questione, cioè è un gioco che va molto sulla matematica. Praticamente le carte hanno, con le vetture hanno dei valori, c'è la velocità, c'è l'accelerazione, la manovrabilità e poi ci sono anche altri aspetti come sapere se la macchina ha la trazione 4x4, l'ABS, il controllo trazione, il peso, i cavalli, la coppia. Sono tutti diciamo cose fondamentali per una carta di una vettura. Per quanto riguarda il gioco è free to play, voi lo scaricate, potete giocare, o se no ovviamente se volete progredire nel tempo più velocemente si paga, si comprano o oro, che è la moneta più importante di tutto il gioco, che praticamente vi consente di la cosa più importante è comprare slot, cioè gli slot sono gli spazi garage dove mettere le vetture che voi troverete o comprerete. Poi c'è la moneta, che sarebbe, non so, o dollari o euro, che si può utilizzare per comprare pacchetti di auto e modifiche alle auto. E poi ci sono altri due parametri, che sono dei punti che vengono vinti nelle partite contro altri giocatori o nelle sfide, che comunque sono importanti. Allora, senza stare a perdere molto tempo, vorrei farvi vedere un attimo più che altro il garage, come è composto, le vetture che ho accumulato in questi 20 giorni. Innanzitutto, ogni giorno c'è un premio giornaliero. Quindi, se voi giocherete a lungo e vi ricorderete a lungo di, non so, aprire, il gioco, ogni giorno, ogni 24 ore, vi daranno, un premio, non so, in soldi, in carte, slot, auto e quant'altro. Poi ci sono comunque i premi gratuiti, che, sono praticamente questi che vanno ogni ora, cioè hanno degli orari, cioè del tempo in cui noi lo possiamo ritirare. Ad esempio, comunque, se prima che io tocco, ne so, contanti 200 dollari, primi 200 dollari, siamo obbligati a vedere la cosiddetta pubblicità di circa 30 secondi. Quando non avete tempo, schiacciate, voi fate altro e lui comunque fa passare quei 30 secondi e ritirate il premio gratuito. Come vi dicevo, ci sono i dollari e i pacchetti auto. Questo è un pacchetto chiamato alluminio, che è una via di mezzo. Si trovano auto non comuni, auto comuni e auto rare. Poi vanno a tipi di pacchetti per trovare le auto. Prende il pacchetto chiamato Carbon Fiber e il pacchetto che costa di più, che si paga in oro, e dove si trovano le macchine più importanti, quindi le vere macchine. Tipo, purtroppo su questo gioco non c'è la Ferrari, ma ci sono Lamborghini, ci sono Porsche, Ruff, Jaguar, quindi le macchine importanti come Lamborghini, probabilmente le migliori le troviamo in quel pacchetto chiamato Carbon Fiber. Dopodiché, ovviamente c'è anche la sezione potenziamenti, perché le macchine si possono potenziare, quindi hanno degli step. Praticamente c'è un primo step che riguarda il motore, la trasmissione e poi non mi ricordo, comunque è l'accelerazione. Quindi ogni linea di step fa 1, 1, 2, 1, 3, che paghiamo a soldi. Quindi più aumenta il nostro livello,
e più il costo del potenziamento è maggiore. Se dobbiamo andare nel secondo potenziamento, quindi a secondo livello, che succede? Che poi cercherò di farvi capire mentre vediamo il garage. Dobbiamo fondere tre auto per avere il secondo livello, quindi tre auto che abbiamo nell'attesa, quindi nel parco garage in attesa, che sono le macchine che vinciamo durante le gare, che non utilizziamo o comunque rimangono lì, le possiamo utilizzare per aumentare il potenziamento della nostra macchina. Questo ve lo sto dicendo in breve, cercherò di farvelo vedere. Allora, torniamo indietro, vi faccio vedere il garage. Praticamente in questo momento io ho in alto a sinistra, vedete 30 euro in attesa, 30 auto in attesa, praticamente quello che io vi stavo dicendo, cioè le 30 macchine che vinciamo. Quindi queste sono quelle che ho vinto fino ad oggi, ne sono 30. E la prossima che non troverò più è questa Opel Manta GT. Praticamente perché non troverò più? Perché una volta che io ho vinto questa vettura, ho esattamente 24 ore di tempo. Ora, in queste 24 ore di tempo, posso fare tre cose: o me la tengo, o la fondo per potenziare un'altra macchina, o la vendo. Mi pare di averlo detto già che la vendo. O se no, l'aspetto lì che scatta, ma è un problema. Cioè, è un peccato lasciarla che scatta. Tanto vale che uno o la fonde o la vende. Se uno c'è il doppione, la vende o la fonde comunque. Quindi queste sono le macchine che io attualmente vado a che sono praticamente che sono ferme nel parco, diciamo nel parco di attesa. Poi, come vedete, ci sono dei colori. Il colore verde sono le auto non comuni, blu cominciano a essere auto, se non sbaglio, rare, non mi vorrei sbagliare, ma forse sì, forse no. Poi faccio così per curiosità, quindi il blu è un'auto rara. Quindi vedete questo colore quasi arancione, leggendaria, sono le macchine molto difficili da trovare, quindi sono le macchine che paghiamo in sostanza. Poi, questo è il mio parco auto. Attualmente la migliore auto che ho è un Alfa Romeo perché ieri è uscito il nuovo update, la 16.01, adesso non mi metto a ricordare tutte le cose, che includevano nuove vetture, di cui tante Alfa Romeo, Fiat, Lancia, BMW, Porsche, Audi, tutte auto nuove, ma la maggior parte sono state inserite in Alfa Romeo e in BMW. Quindi diciamo che il parco auto Alfa Romeo è diventato immenso. Tutte le macchine che comunque sono nel gioco possono essere viste, quindi uno va qua in produttori, c'è la casa produttrice a determinata macchina e comunque la possiamo vedere. Io in questo caso stavo parlando di Alfa Romeo. Entriamo in Alfa Romeo e qua ci sono 119 Alfa Romeo in questo momento. Prima di ieri non mi ricordo, ma ne erano molto meno. Ad esempio, la vettura che è stata introdotta in questo update, che io una macchina che stravedo, è questa 155 GTA Super Turismo. Questa bellissima macchina. O se no, un'altra bellissima Alfa Romeo che non è mai entrata in produzione, è questa, la Coloni. Allora la vidi su Autosprint quando fecero il test di questa vettura, ma me l'ero dimenticato. Quindi ce ne sono tante, prototipi, autorally, stradali, c'è di tutto. C'è di tutto. Per noi italiani ci può essere anche la macchina più stupida, che praticamente, a parte la 500 Abarth, ma ragazzi, a parte la Fiat 500, c'è la Panda. C'è la Panda. La Panda, c'è anche la Panda 4x4, ecco che posseggo attualmente, la Panda 4x4. Voi vedete, velocità, accelerazione da 0 a 60 mph, 16,8, vabbè, 4WD, e poi si gira la carta e si vedono le altre cose, altezza, larghezza, il peso della vettura, vedete, no ABS, no controllo trazione, potenza massima 48,
la coppia, e poi vabbè, proprietario, motore due macchina a due volumi, telaio, persona, vabbè, sono le varie cose. Questo è il modo per poter vedere le auto che sono presenti e vedete anche quelle che possedete, perché quelle che possedete, ovviamente, la foto invece di essere sbiadita prende colore. Ecco, tutto qui, non è niente di particolare. Ritornando sulle mie auto, io attualmente ho queste, boh, ve le faccio vedere molto brevemente, senza che mi metto ad aprire le foto, c'ho un po' di tutto. Ovviamente, pure per poter partecipare alle gare che avvengono all'interno del gioco, le gare sono sempre comunque diverse, non sono mai uguali, perché poi ci sta le gare miste, ci cioè sono asfalto, terra, poi c'è la ghiaia, poi c'è effettivamente la terra, poi c'è la neve e poi c'è l'asfalto. In questo caso, in tutte queste condizioni ci sono le variabili, che può essere un terreno dove in questo momento piove o al limite nevica, quindi una macchina che ne so che un 4x4 ok, va benissimo, ma invece di essere una 4x4, una 4x4 da rally su un percorso innevato va molto meglio di una 4x4. O al limite sul percorso bagnato di asfalto, invece di andare bene una due ruote motrici a trazione posteriore, va molto meglio una 4x4 con una macchina, non so, una Lancia Delta. Vogliamo prendere una Lancia Delta con la Sierra Cosworth a trazione posteriore? Ovviamente vincerebbe una Lancia Delta 4WD su un percorso bagnato, tortuoso sicuramente. Dopodiché continuo a farvi vedere un attimino le mie macchine. Non sono, al momento non sono nulla di particolare, però non mi dispiace. Ovviamente le gare, come dicevo, devono essere anche calcolate sempre a livello matematico, ma con le variabili. Quindi non è sempre detto che la macchina che vi sembra superiore sulla carta possa andare bene, perché comunque coincide su anche il sapere se la macchina ha controllo trazione o no, e inizialmente non ci avevo mai pensato a questo, e effettivamente conta molto su alcuni percorsi che poi uno giocando impara che tipo di percorso è quando ci esce scritto, quindi riesce a capire la vettura qual è. Per quanto riguardano i potenziamenti, adesso vi faccio vedere un attimo. Apro questa per esempio, Maserati, vedete potenziamenti 18 su 24. Attualmente ha fatto già 4 gare oggi e ne rimangono 6. Giustamente è arrivato a fare 10 gare in una giornata. La macchina gli esce scritto revisione, la macchina va a revisione, quindi dovete aspettare che ritrova, cioè riprende tutti le quantità di gare che possiamo fare. Adesso non mi viene la parola in mente, ecco. Andando qua, vedete 2 di 3. Io prima di fare 2 di 3 ho dovuto fare gli step prima, quindi gli step prima si pagano. Vedete, il prossimo step che devo fondere delle auto, in questo caso, vedete, trascina 3 auto per sbloccare il livello. Io attualmente queste macchine qua non le posso inserire perché sono delle mie auto che utilizzo per correre, quindi non posso perdere una macchina perché probabilmente qualcuna non mi riuscirà per un bel po' di tempo. Ora che faccio? Come vi dicevo, torno indietro, me ne vado alle mie auto in attesa, ne prendo tre che non mi servono e le fondo, cioè le rimetto nel garage e poi le vado a fondere, quindi quei 3 posti che prendo giustamente li libero di nuovo. Le gare, cosa molto semplice, ci sono giocatore singolo, che è una campagna che vi servirà per progredire nel gioco, e vi servirà perché comunque vi sblocca moneta, auto e oro facendo delle gare, che man mano che andate avanti diventerà sempre più difficile, e si sbloccheranno queste benedette stelline che vi serviranno per sbloccare i successivi campionati, come in questo caso il Giappone. Io attualmente ci vogliono 250 stelline, ne ho sbloccate soltanto al momento 215. Le stelline dove si sbloccano? Nelle gare.
ogni campione, chiamiamolo campionato, dove sta questa bellissima signorina bionda, vedete, ogni gara devi sbloccare 3 stelline. Queste 3 stelline sono il punteggio che guadagni ad ogni gara. Più è alto, più sblocchi le stelle, più è basso e più ne sblocchi di meno. C'è anche la possibilità che non ho sbloccato e manco una, che rifare da capo, che mi mancano le macchine, come succede a me, che attualmente non ho tutte le macchine. Comunque, questo è il livello campionato, quindi single player. Poi ci sono gli eventi. Gli eventi sono gare che si vanno a fare contro altri giocatori. C'è una modalità singola, quindi giocatore contro giocatore su delle gare. Poi ci sono gli eventi club, dove voi scegliete un club dove farne parte e andate a fare delle gare sempre con altri giocatori. E in questi eventi, comunque, garantito, dopo un turno di gioco da 24 ore, in base a come siete andati, guadagnerete dei soldi o dell'oro o dei punti esperienza. Comunque è importante anche questo. E poi ci sono le sfide, che sono comunque delle sfide, aspetto che comunque carichi, delle sfide single player, dove comunque sbloccheremo delle vetture, ma ogni step che passeremo, perché in questo caso ne dovrei fare 20, guadagnerò 500 dollari ogni volta, però che devo riempire, quindi devo fare 3 stelline, e andrò avanti con le gare fino a quando arriverò all'ultimo step e sbloccherò il prono finale, che è un pacchetto di auto alluminio. Quindi non è nulla di complicato, è un gioco molto semplice. A me piace tantissimo, perché comunque per appassionati di auto, secondo me può piacere questo gioco. È molto, ripeto, è semplicissimo. L'unica cosa è, ragazzi, è free to play, quindi non c'è bisogno di pagare. Poi se qualcuno non lo so, non c'ho più spazi, non c'è slot, non c'è monete, ti è uscita una macchina, non vuoi vendere una di quelle che hai, ovviamente si paga e si va avanti. Ma non c'è bisogno, perché comunque c'è il modo di guadagnare oro e soldi. Per il resto, qua sono i pacchetti, dove si comprano i pacchetti o con l'oro o senza. Vedete, questi sono i pacchetti che vi dicevo, che non è possibile comprare con la moneta di gioco, ma con l'oro. Quindi vedete, questo è l'ultimo update, Amalfi 6699, non so, ma sono tanti soldi. Questo è quello tedesco, Black Forest, World Expo, che sono sempre comunque dei pacchetti di auto. Qua regalano un pacchetto di auto, quest'altro invece 5 carte, almeno una rarissima garantita o superiore. Più vi danno 20.000 dollari e 10 slot gratuiti per 1.599 di oro. Ma quando saranno 1.500, diciamo, sono circa quasi 20 euro. Ecco. E poi comunque si possono comprare le macchine senza dover pagare dell'oro, ma con i soldi guadagnati nel gioco. Vedete qua 65.000, 14.000. Questo è il Carbon Fiber, che è praticamente il pacchetto più importante, dove si trovano le macchine molto ma molto potenti, e poi a scalare fino al pacchettino più basic, che si chiama Plastic, delle macchine comuni di poco valore. Quindi niente, poi ci sono altri tipi, vabbè, fuoristrada, convertibile, auto 80, 90. E niente, questo è il gioco. Ho cercato di farvelo a breve, però mi sto rendendo conto che ho parlato troppo, 20 minuti. Io spero che questo giochino vi piaccia, perché non so se c'è un club, un gruppo italiano, non so, Facebook, Instagram, che utilizza questo gioco. Ho visto che comunque su YouTube c'è un ragazzo che fa dei video, però lo vedo inattivo, quindi forse non giocherà più. Ma comunque io, diciamo, ho conosciuto questo gioco grazie a lui. Al limite vi metto il link di questo ragazzo, in modo che vi faccia capire, cioè capite meglio il gioco. Io ho fatto un video molto basilare, lui è molto più preparato di me su questo gioco, quindi vi spiegherà tutte le cose come stanno, e
e non so, fa vedere le carte e tante altre cose. Comunque è molto preparato. E niente, ragazzi, io spero di avervi un po' incuriosito. Ripeto, gioco free to play, non c'è bisogno di pagare. E ci vediamo al prossimo video. Cercherò di fare quanto più possibile dei video su questo giochino. Non so, l'apertura dei pacchetti di carte per vedere, chissà, esce qualche super mega macchina. Non credo. Va bene, ragazzi, io vi ringrazio. Scusatemi se mi sono dilungato troppo. Ovviamente ho parlato troppo. E niente, io. Ripeto, aspetta, voglio vedere una cosa. Non mi sono ricordato. Con voi. Questa. E anche questa. Sì, va bene. Va bene. Dai, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!